Siamo con Olimpio Stucchi, managing partner di Uniolex, studio legale d'eccellenza in contenziosi e controversie in materia di diritto del lavoro. E proprio il diritto del lavoro, ecco, quale ruolo gioca nell'occupazione giovanile? Il diritto del lavoro detta le regole del gioco. Però bisogna sapere che prima del gioco esiste i giocatori. Quindi le regole sono funzionali al gioco che è dato dall'impresa, ai giocatori e sono i lavoratori e le aziende. Quindi bisogna che le regole siano a favore delle aziende e dei lavoratori. Devono essere delle regole certe, flessibili, applicabili, e devono essere soprattutto di favore, perché devono consentire alle aziende di poter fare impresa e quindi di creare nuovi posti di lavoro. Il diritto del lavoro deve essere di supporto, non deve essere limitativo. In Europa non mancano degli esempi virtuosi in tema di occupazione giovanile. A chi dobbiamo guardare e perché? L'Italia è una nazione manifatturiera, quindi il parametro al quale guardare è certamente la Germania, che ha un'altra nazione manifatturiera ed è un esempio vincente. La Germania è stata vincente per alcuni fattori di base. Primo, una scuola che forma da competenze teoriche e competenze pratiche, con l'alternanza scuola-lavoro. Utilizza degli strumenti d'ingresso nel mercato del lavoro che sono estremamente efficaci. Ha un clima nelle relazioni sindacali che è fortemente cooperativo, cioè tra azienda e sindacato si cerca di perseguire obiettivi comuni. Quindi non tanto conflitto, come purtroppo spesso in Italia, bensì cooperazione. E soprattutto hanno regole certe, stabili, che non mutano ad ogni mutare di governo. Nel 2018 la Commissione europea ha individuato nel cosiddetto mismatch, ovvero nella differenza tra domanda e offerta, un problema strutturale italiano. Che cosa fare per risolverlo? Ci sono molte cose da fare. Primo, la scuola. La scuola deve formare gli studenti, dando loro competenze tecniche, vere, reali, spendibili nel mondo del lavoro, e deve consentire, prima ancora del termine del periodo scolastico, ai ragazzi, agli studenti, di accedere al mondo del lavoro, di vedere di cosa si tratta. Questo deve valere sia per le scuole tecniche, che danno immediato accesso al lavoro, sia per l'università. E durante il periodo universitario gli studenti debbono poter entrare in contatto con quello che può essere un mondo del lavoro prospettico. Seconda cosa, lo Stato deve fare degli interventi di tipo incentivante, quindi ricorrere sempre di più allo strumento della defiscalizzazione e della decontribuzione. Ancora, lo Stato deve dare strumenti di ingresso, strumenti contrattuali di ingresso nel mercato del lavoro che siano più idonei rispetto a quelli attuali. Ancora, deve esserci certezza nelle regole. Non si può che ogni anno, ogni due anni, il parco delle regole del diritto del lavoro cambi. E cambi a seconda di quello che sono le scelte politiche del governo di turno. Non funziona. L'altra cosa assolutamente indispensabile è ricorrere alla normativa in deroga delle parti sociali. Lo Stato deve delegare alle parti sociali la possibilità di trovare le regole del gioco più adatte al caso per la singola impresa. Quindi all'azienda e al sindacato di andare in deroga, anche assoluta, rispetto a quello che è il parco normativo a livello statale. Vorrei ricordare, proprio per cercare di dare un contributo, un grande esempio di industriale che c'è stato in Italia, è Adriano Olivetti.
Adriano Olivetti aveva un senso dell'impresa dove l'impresa non era solo un produttore di profitti, bensì un luogo dove le persone dovevano crescere e realizzarsi. Adriano Olivetti creò delle scuole aziendali. Allora bisogna, secondo me, partire da un esempio così virtuoso per capire che l'impresa deve essere un bene comune. Deve essere un bene comune per la proprietà e per il lavoro. Deve generare valore a favore di tutti i soggetti coinvolti. Grazie a Olimpio Stucchi di Uniolex per essere stato con noi. A dopo per le altre interviste dall'HR Forum.